Si parte con Castellana e anche le altre che seguiranno non saranno sfide difficilissime, almeno in avvio. Una più semplice è un aiuto per voi. Non lo so, sicuramente ogni partita ha una storia. Sì, giochiamo contro la neopromossa in casa nostra come prima partita, credo che sia un esordio abbastanza semplice. Poi andiamo in casa di Sora, che anche Sora nella carta non è tra le squadre più attrezzate, e quindi si appresta un inizio campionato non complicato. Ecco, attrezzate, come si sono attrezzate le rivali? Ma quello che si è detto in questi giorni, dopo aver visto tutti quanti i roster e finito il mercato, che ci apprestiamo ad affrontare un campionato sempre più competitivo e sempre più di alto livello. La pallavolo in Italia sta crescendo, sta tornando, se non superando gli anni dove anche come nazionale vincevamo sempre, anche grazie anche ai risultati della nostra nazionale che ha fatto una bellissima Olimpiade come quella dell'anno scorso. Però anche grazie al nostro campionato che sta arrivando e sta continuando ad avere sempre più appeal. Ci sono delle squadre molto molto forti, però questo renderanno ancora più competitivo e più appassionante il nostro campionato. L'outsider che non ti aspetti, quale squadra potrebbe essere? Ma ci sono, diciamo, sulla carta le quattro big che sono la Lube, Civitanova, Modena, Perugia e Trento, poi dopo ci sono appena sotto, ma comunque molto temibili e bisogna stare attenti perché hanno fatto veramente dei buoni roster, Verona e Piacenza. Voi avete cambiato tantissimo in questo mercato, quali sono le difficoltà, le insidie in questo senso e quali invece i punti di forza? Ma quando si cambia bisogna ritrovare di nuovo un equilibrio, un sistema tattico e di gioco. Ma le componenti che andranno a formare il nostro gruppo sono molto competitive, molto di mentalità vincente. Abbiamo avuto uno staff tecnico nuovo, cioè arriva a Modena per la prima volta di Radostin Stojčević, che è un allenatore forse al momento il più vincente in Italia, che sono sicuro che potrà portare anche la sua esperienza e le sue capacità anche a Modena. E in più abbiamo fatto tanti cambiamenti anche nel roster, a partire dal ritorno del palleggiatore Bruninho, che a Modena conoscono tutti benissimo perché anche Uno dei migliori al mondo. uno dei migliori al mondo, brava. Una domanda extra Modena, il caso delle scarpette, chi ha sbagliato? Si è creato un grande caos, non solo mediatico in realtà. Sì, mi sembra che siamo arrivati a una decisione molto drastica per una problematica assolutamente risolvibile. Non conosco i dettagli, mi sembra appunto che sia una decisione molto complicata perché è un giocatore comunque determinante per il nostro gruppo, per la nostra nazionale e spero che si possa trovare una soluzione.